Bene. Allora, ciao a tutte. Ciao. E prima di entrare nello specifico, Buonasera a tutte. ciao Rifka Rossella. Ero in dubbio se inserire la cosa nella lezione o no, però insomma. Sempre vi ho parlato tanto di Ravnotica, al quale io sono così legata, e domenica abbiamo avuto la notizia che per ora Kadosh Baruch Hu ha deciso che gli serve in un altro posto e per ora se l'è preso con sé. E diciamo che questa notizia, penso per centinaia di migliaia di persone, non è facile da digerire. Per me in particolare, comunque, Kadosh Baruch Hu ci ha dato il diritto di avere una settimana in cui ci è permesso anche piangere, cosa che non manca in questi giorni. Però proprio la persona che era Ravnotica, e non ho nessuna intenzione di parlarne al passato, oltretutto, ha avuto la buona idea di apparirmi in sogno questa notte, stava molto bene, devo dire. La forza e il suo costante messaggio, il suo messaggio è sempre stato, ed è sempre un messaggio non soltanto teorico, ma pratico, perché non solo la sua vita è improntata su questo messaggio, ma anche lo trasmette costantemente agli altri, ed è il costante messaggio di non fermarsi alle apparenze, di legarsi alla verità, e la via è comunque sempre comunque attraverso la simcha, la gioia, la fiducia completa in HaKadosh Baruch Hu e la gioia. Vi voglio comunque ricordare, perché con questi messaggi, che sono gli ultimi che ci ha lasciato per ora, intendo anche cercare con tutte le mie forze di vivere secondo questi messaggi che lui ci ha dato come anche eredità. Poi ecco, se n'è andato anche nella parasha di Avraham Avinu, e dopo parleremo in abbondanza di Avraham Avinu, ma già vedo delle concomitanze, e anche soprattutto nell'ultimissimo messaggio che ci ha lasciato. E il penultimo messaggio che ci ha lasciato è stato, e ve l'avevo già detto l'altra volta, era stato a Mozzei Shabbat, in cui ha detto che ognuno che balla per mezz'ora ha la capacità di riempire secchiate di gioia, e con queste tutti insieme avere la forza di sciacquare via, di dissolvere questa galut. E ha salutato tutti esprimendo il profondo amore che ha per ognuno. Cosa che chi l'ha conosciuto poteva sentire chiaramente. Ma l'ultimo messaggio, poco prima, la stessa mattina, insomma, poco prima di quello che è successo, sono state due parole che ha ripetuto: è stato Kabbalat Ol, Kabbalat Ol. Kabbalat Ol, come noi sappiamo, è accettare il giogo del cielo, vuol dire fare senza domandarsi, farsi troppe domande. Quello, anche quando non capiamo niente, noi facciamo sicuri che è la cosa buona. E questo si collega molto alla parasha di oggi, che è una parasha, anche se l'abbiamo detta per Bereshit, anche se l'abbiamo detto per Noach, e la ripetiamo anche questa volta, ancora siamo in una parasha molto generale, ed è una parasha fondamentale di base, dove noi troviamo veramente il fondamento di tutto l'ebraismo, la spiegazione e il modello e l'inizio di tutto l'ebraismo, cosa che tocca ognuno di noi. Oltretutto tocca ognuno di noi perché comincia a parlare dei nostri padri. Fino ad ora la Torah ha raccontato in generale la creazione del mondo ad opera di Dio, poi ha parlato anche di qualcosa che è venuto dal mondo, dal basso, che era Noach. Però ancora tutto in generale. Con questa parasha è come se la Torah, da una panoramica allargata, facesse un zoom
e entrasse nella vita e nei particolari della vita di Avram Avino, e così continuerà a fare anche con Yitzhak Avino e Yaakov Avino. Ora, una cosa interessante che ho sentito è perché proprio loro sono chiamati i nostri padri. Perché non si sente mai dire Adam Avinu? Perché non si sente mai dire Noach Avinu, Shet Avinu, Shem Avinu? Sarkol, siamo tutti venuti da lì, cioè Adam è stato in qualche modo sì il padre. Noach non c'è più nessuno, qui Noach siamo venuti noi, Shem siamo venuti da lui, ma nessuno di loro è chiamato Avinu, nostro padre. Vuol dire che un padre, il vero padre per noi, non è solo colui che ci trasmette biologicamente la vita, ma anche chi ci trasmette il DNA spirituale. Per cui da Avraham Avinu, attraverso Avraham Avinu, HaKadosh Baruch Hu ha cominciato a impiantare in noi, infatti noi abbiamo ereditato dai nostri padri, la nostra impronta, il nostro modello spirituale sul quale viviamo e anche il programma della nostra anima, come è fatta e il compito. Tutto quanto è stato improntato dentro i nostri padri e da loro noi l'abbiamo ricevuto. E non soltanto abbiamo ricevuto questo, ma abbiamo ricevuto anche tutte le forze per arrivare ad attuare i nostri compiti. Tanto che se andiamo a vedere nella storia di Avraham Avinu, Avraham ha passato una serie di prove al quale Dio l'ha sottoposto, e se andiamo a vedere moltissime di queste prove sono poi le prove che si sono ripetute più in là. Vuol dire scendere in Egitto, ciò che è successo con Parò, la piaga che è stata inflitta a Parò, la liberazione che abbiamo avuto, tutta una serie di prove sono state come un prototipo di qualcosa che Avraham Avinu ha dovuto sperimentare e passare, come per far dentro di sé, costruire dentro di sé gli strumenti per passare e rafforzarsi e costruirsi con queste esperienze, e queste stesse forze Avraham Avinu e i nostri padri trasmettono a noi la capacità di affrontare le prove che ci vengono date e capirne anche il motivo. Quindi le prove non sono mai qualcosa, non sono mai un incidente sul percorso, ma sono l'unico strumento che noi abbiamo per poter avanzare dentro di noi, crescere dentro di noi e tirar fuori dentro di noi delle forze che altrimenti non potremmo utilizzare. In ogni caso, per entrare un po' di più nella storia di Avraham Avinu, andiamo a vedere, Avraham Avinu è un personaggio che se vai a vedere ha assolutamente dell'incredibile. Vuol dire, Adam Rishon sapeva dell'esistenza di Dio, era stato creato da Dio e ce l'ha avuto davanti. Anche nella parasha di Noach ha avuto dei messaggi da Kadosh Baruch Hu, ha avuto degli ordini da Kadosh Baruch Hu. Nonostante che tutto il mondo fosse ormai andato, Noach è rimasto attaccato a Kadosh Baruch Hu. Avraham Avinu è nato e cresciuto in un mondo dove intorno a lui non c'era niente che poteva fargli lontanamente pensare all'esistenza di Kadosh Baruch Hu. Niente. Tutto quello che esisteva intorno a lui era una realtà completamente diversa, degradata, di idolatria. Questo era quello che lui conosceva e oltretutto conosceva molto da vicino, perché in casa di suo padre aveva respirato e aveva praticato idolatria, così era stato educato. Però da piccolissimo Avraham Avinu ha avuto questa forza di dire io non ci credo, quello che vedo non è la verità, è come nella favola dell'imperatore che solo il bambino dice è nudo e nudo, cioè no, non credere a quello che vediamo. E
tanto che Avraham Avinu si è opposto a tutto il mondo che era di fronte a lui, tutti la pensavano in un modo, Avraham Avinu da solo in un altro. E ha messo Messirut Nefesh, ci è arrivato da solo, ci è arrivato a capire tutto questo. E con Messirut Nefesh, con senso di sacrificio, ha affrontato suo padre, tanto che essendosi rifiutato, poi c'è tutta la storia che ha... Chi è il padre di Avraham Avinu? Terach. Il padre di Avraham Avinu era una... aveva il supermarket, la catena di supermarket delle statue della Vodah Zarah, dell'idolatria, cioè vendeva idoli. E famosa è la storia, il Midrash, che racconta come nel tentativo anche di convincere suo padre, che erano tutte assurdità, a un certo punto Avraham Avinu ha distrutto tutte le statue, tranne una, la più grande, gli ha messo in mano un bastone. E quando il padre ha detto: wow, cosa è successo qui? Avraham Avinu ha detto: non hai un'idea, ma sapessi cosa è successo? Gli ho portato da mangiare e hanno cominciato a litigarsi fra di loro, e guarda cosa è successo. E poi questo qui ha preso e ha spaccato tutti. Il padre a questo punto gli ha detto: ma stai scherzando, ma non vedi che sono delle statue, cosa da mangiare? Okay. E Avraham Avinu ha detto: che le tue orecchie sentano quello che esce dalla tua bocca. Però, nonostante ciò, Terach lo ha consegnato al re Nimrod, e Nimrod l'ha messo davanti alla possibilità di dire: tu adori gli idoli e dici che questa cosa qui, questa fantasia qui di Kadosh Baruch Hu è soltanto una fantasia, oppure ti butto nella fornace ardente. E Avraham Avinu si è fatto buttare. Questo vuol dire una fede e una... Essere arrivato da solo a tutto questo e si è salvato, non gli è successo assolutamente nulla. E lui poi ha continuato e continuato, ma nonostante ha continuato avendo questa percezione, cioè il suo intelletto aveva compreso, aveva afferrato il divino da solo. Dopodiché però ha sentito il bisogno di far partecipi anche gli altri, per cui ha cominciato tutta un'azione di avvicinamento di tutte le persone alla fede vera nel Dio unico. Intanto suo padre ha preso Avraham Avinu, che allora si chiamava Abram, e Avram e la moglie, che allora si chiamava Sarai, ha preso Lot, e sono passati da Ur Kasdim, dove erano, e sono avviati verso la terra di Canaan, la terra di Israele, però si sono fermati invece a Haran e lì si sono stabiliti. E lì a Haran Avraham Avinu ha fatto un lavoro pazzesco, eccezionale, cioè ha creato praticamente un impero di migliaia di persone che si sono avvicinate e hanno preso la fede di Avraham nel Dio unico. Per cui descrivere la sua vita è qualcosa di semplicemente eccezionale. Dopodiché cosa succede? Qualcuno ha letto o sta leggendo la parasha? Se qualcuno sta leggendo la parasha, mi venga a dire se qualcuna di queste storie viene raccontata nella parasha. Neanche mezza, non c'è neanche un accenno a tutto questo. E a un certo punto arriva il primo comando che HaKadosh Baruch Hu dà ad Avraham Avinu e dice: Lech Lecha, vai per te. Poi spiegheremo meglio questa, cioè tutta la lezione si incentra su questo comando. E dice: vai, ma come dire, vai, lascia la tua terra, la tua patria, la casa di tuo padre, lascia tutto, lascia dietro e vai nella terra che ti farò vedere. Questo vuol dire che tutto quello che ha fatto Avraham Avinu fino a quel punto, che erano cose ottime, erano cose buonissime, non erano, la Torah non le considera, Kadosh Baruch Hu non le prende in considerazione, come dire, non è la cosa da fare. Non che è sbagliato, non che è brutto, ma se ho scelto te e tu sei il padre poi di tutto il popolo di Israele che io ho scelto,
il tuo compito è un altro, e la possibilità di trasmettere questo compito a tutta la tua discendenza è un'altra. Per cui se Abramo Avino è nostro padre e ci ha dato in eredità tutte le prove e che quello che è cresciuto dentro di lui e dove Dio l'ha condotto e il processo che si è iniziato con lui, vuol dire che a questo punto che questo processo che si è iniziato con Abramo Avino, che noi abbiamo ereditato da lui, appartiene a ognuno di noi e che il termine Lech Lecha è un comando che ognuno di noi riceve ogni giorno, per cui è fondamentale capire che cos'è questo Lech Lecha. Ora, viene detto che la storia si può dividere in 6.000 anni del mondo, in cui 2.000 sono 2.000 anni di caos, dove nulla ha un fine, tutto è un caos, tohu. E per arrivare poi con, lì dentro abbiamo tutta la storia di Cain, il diluvio, la torre di Babele, abbiamo tutto quello che è successo fino ad allora, ma non c'è una direzione, non c'è una direzione del mondo. Dopodiché iniziano 2.000 anni, che vengono detti 2.000 anni di Torah, che iniziano con Avram Avinu, e dopo questi 2.000 anni di Torah iniziano altri 2.000 anni, che sono 2.000 anni dei giorni di Moshiach, dove già ci si prepara di fatto al termine del processo, alla redenzione, anche se non è ancora percepito Moshiach di fatto. Ora, quello che a noi interessa capire è cosa vuol dire che con Avram Avino inizia la preparazione, inizia il Matan Torah. Tanto il Matan Torah è venuto, cos'era, 400 anni dopo, non vorrei dire sciocchezze. Comunque ce n'è passato di tempo. Per cui, perché cominciano con lui i 2.000 anni di Torah? Allora viene detto che con lui inizia effettivamente la preparazione al Matan Torah, che è un processo. Che succede? Da chi pensa di parlare, adesso non ti trovo, chi pensa di parlare si silenzia da solo il... Opa. Sì, adesso ti ho visto, disattivo l'audio. Ora, per cui inizia un processo, e questo processo di preparazione al Matan Torah inizia esattamente col comando Lech Lecha. Noi diciamo, va bene, ma cosa veramente c'entra con noi oggi? Diciamo anche che è l'inizio del processo di preparazione per il Matan Torah, però la Torah ci è già stata data da un pezzo, e per quanto noi, come diciamo ogni mattina nelle nostre brachot, la riceviamo ogni giorno a un livello più elevato e noi ci eleviamo ogni giorno, e per cui dobbiamo prepararci ogni giorno a un nuovo modo di ricevere la Torah, in ogni caso non siamo al prima dell'inizio. E Lech Lecha è prima dell'inizio, è la preparazione al Matan Torah. Oltretutto in questa parasha, una fase anche fondamentale di questa parasha, è la promessa che HaKadosh Baruch Hu fa ad Avram Avinu, che a lui verrà data la terra di Israele, a lui e a tutta la sua discendenza. Infatti nella parasha leggiamo del Brit Beina Betarim, dove se all'inizio Hashem dice che darà, a quel punto dice addirittura natati, l'ho già data. Vuol dire che la terra, se vi ricordate più volte ne abbiamo parlato, delle 10 nazioni e non solo delle 7 nazioni che poi abbiamo conquistato, Hashem ce l'ha già data. Come Hashem ci ha dato tutta la Torah. Quando si dice che quando Hashem ci ha dato la Torah al Monte Sinai, non ci sarà un altro Matan Torah. Ci ha dato tutta la Torah. Però c'è un problema di fatto, che sebbene ci abbia dato tutta la Torah, noi non possiamo dire di aver ricevuto tutta la Torah.
abbiamo visto già solo nella nostra storia. Vediamo che soltanto con la storia di Purim viene detto che la prova acquistato sottoposto il popolo di Israele a Purim, e sul quale è stato così fermo e non ha rinunciato alla propria fede quando tutto il popolo era condannato praticamente all'estinzione, e questo ha provato che il popolo di Israele aveva finalmente ricevuto la Torah, ricevuto quello che gli era stato all'inizio al Matan Torah imposto per troppo amore, cosa che non avevano potuto rifiutare, ma non era stato veramente un riceverlo. Però col tempo vediamo che abbiamo avuto Rabbi Shimon Bar Yochai, la Rizal, il Baal Shem Tov, voglio dire, abbiamo avuto rivelazioni di segreti della Torah che ci hanno fatto sentire la Torah, che abbiamo studiato quelli che avevamo stato fino allora come qualcosa di estremamente piccolo e limitato, che continuamente emergono nuovi aspetti sempre più profondi, sempre più infiniti della Torah, che come Dio è infinito, Dio e la Torah sono una cosa sola, e anche la Torah è infinita, per cui non possiamo averla ricevuta tutta, tanto che viene detto che quando riceveremo veramente tutti i segreti della Torah, nella Geulah, nella Redenzione, viene chiamata Torah Hadasha Meitit Etzel, una Torah nuova che Moshiach ti trasmetterà, che Dio stesso darà. Più volte mi hanno detto, non sarà una nuova Torah, sarà semplicemente una rivelazione tale delle profondità della Torah che tutto quello che studiamo oggi ci sembrerà niente. Quindi, e anche per quanto riguarda la conquista di Israele, che Hashem ci ha detto è già vostra, io ve la do, ci sono delle prove alachiche di Alachà che ci fanno capire che la terra di Israele veramente era già nostra ancora prima di entrarci. C'è un Alachà che dice che non possiamo usare nessun oggetto per noi, per il nostro beneficio, piacere, qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto che è stato utilizzato per la Vodazra, per l'idolatria. Però quando siamo andati in Israele non è che gli alberi che erano stati piantati, la Sherot, dai pagani, dai goin che vivevano lì, li abbiamo tutti, abbiamo bruciato, abbiamo distrutto tutto. No, li abbiamo potuti usare perché, semplicemente perché la terra era già nostra, non appartenevano a loro, apparteneva a noi. Queste sono prove semplicemente alachiche che Hashem ci ha già dato la terra. Però questo non vuol dire che noi l'abbiamo ricevuta già tutta. Per cui vuol dire che con Avraham Avinu è iniziato un processo che ci deve portare a ricevere, non soltanto al fatto che Dio ce l'ha data, ma noi a ricevere tutta la Torah e a ricevere tutta la terra di Israele, a conquistare tutta la terra di Israele. Ora, dicevo, benissimo, ma ancora uno arriva a dire, ma cosa c'entra tutto questo con me? Cos'è questo Lech Lecha per me? Allora qui veramente tiro giù tutto nel tachles, quello che mi riguarda. Tante volte mi hanno detto che la terra di Israele semplicemente siamo noi, le sette nazioni che abbiamo conquistato e comunque che dobbiamo continuare a conquistare, visto che le nostre conquiste non sono così categoricamente chiuse e perfette, purtroppo, e questo riguarda anche la conquista. Ho sempre detto, le sette nazioni corrispondono alle sette midot, ai nostri sette attributi emotivi. Dopo ci è stato promesso che comunque noi riceveremo anche, e questo stando nella Geulah, le tre nazioni mancanti, che sono Knesi e Kadmoni, che sono che corrispondono al Chochmah, Binah e Dat, a tutti i livelli nostri intellettuali. Ora, adesso comincio già a capire, a vedere che mi si dice il lavoro comunque riguarda me. E qual è l'ordine che viene dato? Lech Lecha. Cosa vuol dire questo Lech Lecha? Lech Lecha ha due significati. Rashi dice vai per te stesso, ma dice vai Lecha, verso te stesso. Come dire, Hashem ti dice, ti do, inizio un processo e ti do
la via, la strada, il modo, gli strumenti per arrivare a rivelare, a scoprire il vero te stesso. Cosa vuol dire? Dentro ognuno di noi c'è una parte di Dio che è infinito. Noi sappiamo che una parte dell'infinito è infinito, per cui dentro di noi abbiamo infinito e questa parte è il nostro vero io. Questo siamo noi. L'hai conosciuto tu questo vero io, questo infinito, questa, l'essenza della nostra anima, quello che è collegato alla casa Fufu? Noi non viviamo con questo e non conosciamo questa parte. Ora, però il compito, la meta, lo scopo è di arrivare a rivelare questa parte, di dire guarda, tu non sei un essere creato qualsiasi, non sei come un goi, non sei come un animale, tu sei un ebreo. Un ebreo è diverso, strutturalmente diverso, ha un'anima divina e ha un compito, deve arrivare a rivelare come deve rivelare a Kadosh Baruch Hu l'infinito, nel mondo finito, così deve arrivare a rivelare l'infinito, il vero se stesso, in se stesso. Per cui da una parte, come ti dice, lech lecha, vai da te stesso per arrivare a te stesso, devi lasciare qualcosa per arrivare a te stesso. E la prova è che Hashem dà un ordine molto particolare, molto strano, perché sta lì a spiegare molto bene che cosa devi lasciare, e invece lascia completamente in astratto dove deve arrivare, della serie fidati, ti farò vedere io dove devi arrivare. Ora, no, scusate un attimo, preparate, eccolo qua. Allora, intanto chiediamoci perché. Perché non sta spiegando? Cioè, naturalmente una persona alla quale viene detto mettiti in viaggio, la prima cosa che vuole sapere non è tanto cosa deve lasciare, io dico quello lo conosco, non ci sono stato fino adesso, ma fammi capire cosa devo mettere in valigia, fa freddo, fa caldo, dove vado? Spiegami, raccontami. Perché Hashem non spiega dove deve andare? A questo punto la risposta è abbastanza interessante, perché la risposta è come se Hashem in quel momento avesse dovuto spiegare a un bambino di 3 anni, come se una persona pretendesse di spiegare a un bambino di 3 anni tutta la matematica e la fisica quantistica. Cioè, può anche mettersi a spiegargliela, ma il bambino non ha nessuna possibilità di capire nulla. Quindi dire a quel punto dove deve arrivare è come parlare di qualcosa che non puoi capire. Non puoi capire finché non costruisci gli strumenti, non ti colleghi a qualcosa di diverso dentro di te. Per cui la prima cosa per costruire questi strumenti e avviarsi su questa strada è sapere veramente che cosa devi lasciare, perché finché tu ti porti dentro il bagaglio che uno si porta dentro in ogni momento della sua vita, non c'è posto perché entri nessuna possibilità di vedere le cose e il mondo nella sua verità in un modo diverso. Per cui l'inizio del Matan Torah è la possibilità di rivelare l'infinito nel mondo. Ricordiamo un attimo, vi ricordate? Più volte abbiamo parlato di che funzione ha avuto il Matan Torah. Se vi ricordate, abbiamo sempre detto, fino a un certo punto, tutto ciò che è spirituale apparteneva all'alto, allo spirito, e tutto ciò che era materiale apparteneva qui al mondo materiale. E per quanto ci fosse la possibilità di collegarsi in qualche modo allo spirito, fino al Matan Torah non c'era stato, tranne eccezioni che poi vedremo, nessuna possibilità di far penetrare la materia di santità, di spirito. Spirito e la materia non stanno insieme, come dire, l'infinito e il finito, ma come li metti insieme? Non c'è possibilità. Ma tutto il progetto è esattamente questo, di rivelare l'infinito nel finito, dove il finito continua a essere finito e l'infinito è infinito. Questa è la redenzione, esattamente questa. L'inizio di questa è
il fatto che Akadosh Baruch Hu ha tolto il decreto che diceva il mondo spirituale per conto suo, il mondo materiale per conto suo, le due cose non possono compenetrarsi. Una persona può elevarsi al mondo spirituale, però non può portarlo qui e farlo penetrare nel mondo. Una persona può stare qui nel mondo, ma allora non riuscirà a levarsi. Cioè sono due cose che restano staccate. Ora, il Matan Torah ha avuto questa funzione, però cosa vuol dire una preparazione a poter mettere insieme, collegare questi opposti? Vuol dire proprio questo processo, e questo processo riguarda ognuno di noi. Se noi vogliamo capire chi è il nostro vero io, vuol dire vogliamo arrivare a scoprire le forze illimitate che abbiamo dentro di noi, delle quali non abbiamo neanche nessuna idea che esistono dentro di noi, e questo è il nostro vero io, è l'infinito, è Dio che è dentro di noi, non possiamo neanche capire, arrivare a capire che esiste qualcosa di così, finché non mi sono liberato, non ho accettato di lasciarmi alle spalle quello che finora credevo che fosse l'unica verità e realtà. E allora se vogliamo specificare come la Torah stessa specifica, perché la Torah dice la tua terra, dice il luogo della tua nascita e dice la casa di tuo padre, perché sta lì a specificare tutto quello che devi lasciare. Viene spiegato che la tua terra, Arziut, sono le inclinazioni fisiche e materiali di base con cui si nasce, gli impulsi istintivi, la natura di base, la più fisica, con la quale tu in genere reagisci, ti comporti, sono fatto così, questa è la mia natura, basta. Il luogo della tua nascita vuol dire tratti e disposizioni che si acquisiscono dall'ambiente, vuol dire le influenze dell'ambiente, e in genere sono poi il mondo emozionale, cioè la prima cosa che devi lasciare è il potere che ha la tua natura su di te, che ti limita, poi il potere che ha l'influenza del mondo che ti limita, suscitandoti emozioni che ti portano a modelli di pensiero. Questi modelli di pensiero sono poi la casa di tuo padre, che è proprio l'attitudine e disposizione che si radicano nella propria casa, nell'educazione, nei modelli di pensiero. Quindi tutto quello che ci ha guidato, che ci ha mostrato la realtà, tutti i filtri con i quali noi ci colleghiamo alla realtà, interpretiamo, comprendiamo la realtà e noi stessi, noi a questo punto, se vogliamo scoprire il vero me, devo lasciare il me che conosco, che sono tutte queste cose qua, altrimenti io non arrivo al vero me. Finché io sono attaccata a tutti questi modelli di pensiero e di emozione e di limiti della mia natura e ci credo e solo con questo interpreto il mondo e vivo, non ho la possibilità di arrivare al Matan Torah, non ho la possibilità di rivelare nel mondo l'infinito e in me il mio vero io. Quindi a questo punto questo processo diventa una cosa che mi appartiene molto di più e che è un processo di lavoro pratico quotidiano che io devo fare. A quel punto io mi devo svegliare ogni mattina e dire come faccio oggi il mio, come posso fare oggi il mio Lech Lecha, e la sera prima di andare a dormire come ho fatto oggi il mio Lech Lecha e fare un resoconto per poter fare un passo in più. Abbiamo già detto l'altra volta quando abbiamo parlato che c'è un modo di vedere. Diciamo che nella persona, nell'essere umano, istintivamente c'è il bisogno di progredire, di procedere, eccetera. Però di procedere gradualmente, secondo le proprie comprensioni, secondo i propri mezzi, secondo i propri limiti, così si procede. E si può procedere anche benissimo. Però si procede in linea retta, praticamente. Vuol dire che qualsiasi cosa che riesci a raggiungere, meta che riesce, alla quale riesce ad arrivare, non è un piano diverso. Sei andato avanti, ma sei sempre sullo stesso piano.
qui noi stiamo parlando, quando si dice rivelare l'infinito che è in te, rivelare le forze sconosciute che sono in esilio dentro di te, conquistare tutte le 10 nazioni che sono dentro di te, collegate a Dio e all'infinito, vuol dire che non puoi fare un passetto in più. Devi fare un lavoro che ti porta a un livello che non ha... che non ha più nesso con il posto dove eri prima. L'infinito non può, non è un po' di più di quello che hai conquistato ieri. E questo comincia a spiegarci il fatto che all'inizio veramente non c'è comprensibile, che HaKadosh Baruch Hu ha detto ad Avram Avinu di lasciar perdere anche tutto quello che aveva fatto fino ad allora. Non perché non apprezzasse, anzi, l'ha apprezzato talmente tanto Avram Avinu che l'ha scelto per essere nostro padre, ma il lavoro vero cominciava con il Lech Lecha, perché tutto il lavoro che aveva fatto fino ad allora era un lavoro ad un certo livello e non poteva arrivare ad altro. Per arrivare ad altro doveva lasciare anche quello. Questo vuol dire che quando noi dobbiamo cominciare a mettere da parte i modelli di reazione e di pensiero e di visione del mondo che si sono radicati dentro di noi, non... scusatemi un attimo, del solito mi capitano momenti di blackout. No, ci tornerò dopo se mi riesce. Comunque, torniamo al... spero di riuscire a tornarci dopo che mi torni. Torniamo al lavoro come si... Sì, dice che anche una persona potrebbe pensare, ok, devo lasciare le cose negative, le mie parti, quelle che da sola anche capisco che non vanno bene, quelle devo cercare di lasciarmele dietro e di incamminarmi su una strada positiva dove faccio le cose buone. Ma quando HaKadosh Baruch Hu dice ad Avraham Avinu di lasciare tutto quello che ha fatto e tutto quello che ha fatto erano le cose di santità, vuol dire che anche nelle cose di santità, se io mi ripropongo con un modello di pensiero mio limitato, non andrò avanti, cioè il mio procedere sarà sempre lineare, non sarà mai un arrivare a scoprire, a tirar fuori le forze infinite, incredibili che ho dentro, e io devo decidere se voglio scoprire queste forze dentro di me o se voglio continuare a vivere una vita qui. Nasco, vado a scuola, come diceva un Rav, riferendosi più agli uomini qui in Israele, faccio gli esami, arrivo all'università, faccio l'esercito, poi vado a fare il mio TUL, poi cerco lavoro, poi mi sposo, poi faccio mascanta, cioè, tutto quanto ho già segnato e finché arrivo alla fine della mia vita l'ho conclusa. E non è che in una vita così non faccio cose buone e magari faccio anche cose ottime, però riconoscere l'Olam, HaKadosh Baruch Hu ci ha creato solamente, semplicemente per questo. Se noi capiamo che HaKadosh Baruch Hu ci ha creato e ci ha messo qui con un compito e con un potenziale che abbiamo solo noi, che solo l'ebreo ha, di rivelare il divino all'infinito del mondo, di rivelare il divino all'infinito in se stesso, a quel punto ti deve dare un calcione, ti deve dire Lech Lecha. Non puoi farlo in nessun altro modo tranne che lasciarti dietro. E questo vuol dire quotidianamente vedere i pensieri che ti salgono in testa, le reazioni emotive che emergono dentro di te, guardarle, come agisci, guardarle in faccia e dire questi a cosa appartengono, sono quello che devo lasciarmi alle spalle o no. Però... uno dice, come faccio a distinguere qui l'infinito, il vero che c'è in me, quello al quale devo aspirare, a cercare di tirar fuori e collegarmi, da quello che voglio lasciarmi indietro? Oltretutto, quello che voglio lasciarmi indietro spesso e volentieri mi parla all'orecchio con un
con un linguaggio molto elevato, parlando di cose sante e buone, per cui come faccio a distinguerlo? In genere, comunque, la Gemora Zaken, la Chassidut, col libro del Tania, ci ha insegnato, cominciato a insegnarci come noi siamo fatti dentro, come l'ebreo è fatto dentro. E l'ebreo è fatto dentro, è composto di due anime, non è un'anima sola che ogni tanto schizofrenica, ogni tanto fa le cose buone, poi casca nelle cose cattive e continua a sentirsi in colpa. E sono due anime. E l'anima, la prima che entra dentro di noi, la prima che nasce con noi, che è quella proprio che riguarda la fisicità, l'istinto, la corporeità e tutti, l'anima animale. E l'anima animale poi si tende ad esprimersi con le emozioni che lei conosce. E l'anima animale è quello che si collega facilmente allo Yetzer, perché lo Yetzer è quello che alla parte opposta alla Kedushah, diciamo, all'altra parte della Kedushah. Perché l'anima animale possa continuare a vivere come desidera, secondo i propri desideri, deve fare in modo che l'anima divina, che poi entra nell'ebreo, sia messa un attimo a tacere, venga neutralizzata, nascosta, neutralizzata. Questo è il compito dello Yetzer. A questo punto il nostro compito è risvegliare e dar forza all'anima divina e riportare l'anima animale alla sua giusta dimensione e, come abbiamo detto di recentemente, anche non a farla fuori, ma a convertirla in modo tale che tutte le forze enormi che ha vengano a essere con simcha, con gioia, al servizio dell'anima divina. Quindi comincio qui già ad avere un metro di giudizio quotidiano dove io mi trovo a capire che cosa nella giornata che si risveglia dentro di me come reazione, sia di pensiero, sia emotiva, sia di cose che faccio, vengono dall'anima animale unicamente o vengono dalla parte più elevata di me, dalla parte collegata a Dio, dalla parte dell'infinito. E soprattutto se il lavoro nostro fino adesso, che è stato ed è ancora in qualche modo intorno al mondo emozionale nostro, non è così difficile da controllare. Se viene chiesto a una persona di fare una lista di emozioni positive, in genere dopo 3 o 4 facilmente si ferma, non gliene vengono in mente molte altre. Chi invece, come Rav Notik, ha capito che questa è la strada da seguire, penso che sia in grado di riempirti 10 fogli pieni zeppi di emozioni positive. Se però a qualunque di noi viene chiesto di riempire un foglio di emozioni negative, penso che un foglio senz'altro non ci basta e ne abbiamo a iosa. Allora, chiaramente l'anima divina non ha a che fare con le emozioni negative, non ne ha bisogno, non ha a che fare, solo con quelle positive. Però lo Yetzer è abbastanza furbo, per cui è in grado di travestire in qualche modo le nostre emozioni negative e farle sembrare giuste. Cioè la paura. Paura serve, è un'emozione giusta. Se uno non ha paura, poi è in pericolo. E se anche per un lato molto fisico e materiale c'è un qualcosa in questo, ma per la maggior parte si può escludere tutto questo, perché nel momento in cui una persona viene colta da paura, anche davanti a un'effettiva condizione di pericolo, non è in grado di reagire nella maniera giusta. Comunque, la paura non è mai la nostra buona compagna, non ci porterà mai a fare la cosa giusta. Puoi invece convertire e capire la controparte
di questo sentimento dalla parte più della santità è semplicemente fare attenzione. Questa è una cosa del tutto positiva che ti aiuta, ma la paura in sé semplicemente ti limita, ti condiziona, ti fa cadere. Questo è poco ma sicuro. Ma anche arrabbiarti. Ti arrabbi perché qualcuno ha fatto... ed è giusto che ti arrabbi. Arrabbiarti in genere più che farci venire delle malattie non è mai servito a nessuno. Essere... oh, c'era una parola molto... Essere decisi, quando, no, c'è una parola molto migliore, ma non mi viene. Quando hai da ridire su una cosa, da far prevalere un concetto, non dico imporlo, ma essere assertivo. Ma quando nella tua assertività invece viene fuori l'emozione della rabbia, sei semplicemente in preda a qualcosa che ha l'unica funzione di coprire e allontanarti dal tuo vero io. Quindi la nostra domanda è: vogliamo fare Lech Lecha? Vogliamo arrivare a scoprire questo vero io e vivere in una maniera completamente diversa la nostra vita? E arrivare a scoprire delle possibilità e delle forze che neanche immagino di avere dentro, ma che ho, semplicemente che Dio mi ha dato, che ho e che possono trasformare la vita in una maniera completamente diversa, o voglio continuare a rigirarmi la mia ruota, la mia minestra che conosco così bene? Se prendo il coraggio e Lech Lecha, e decido di andare, a Kadosh Baruch Hu mi ha dato gli strumenti sono questi: va via dalla tua terra, va via dal luogo della tua nascita, va via, lascia la casa di tuo padre, lascia il te stesso che tu conosci, perché quando viene fuori anche tutti i nostri modelli di pensiero che sono così logici, che dicono ma no, ma tutto il mondo la pensa così, ma cioè, non può essere che tutti dicono una cosa ed è assurda. E sì, può essere, anzi, con tutta probabilità lo è, proprio perché tutto il mondo dice una cosa. Quindi arrivare a non credere più ai propri modelli di pensiero, a tutto quello che si è impiantato dentro di noi, a tutte le influenze, ma attaccarsi semplicemente alla Torah, a Dio, e andare con fiducia. E qui ripropongo quello con cui ho cominciato, che il messaggio forse in questo momento mi è più utile, di Rav Notik, che pochi istanti prima di andarsene ha detto Kabbalat Ol, che per me vuol dire anche quando non vedo i risultati immediati, anche quando mi sembra di non avere le forze, anche quando mi sembra che tutto mi porta a pensare diverso, che il mondo è tutto contro, che anche a livello della santità quello che vedo mi confonde, anche davanti a tutto questo, Kabbalat Ol, io vado avanti, sicura, non mi faccio confondere, non mi faccio deviare, non mi faccio fermare solo dal fatto che in questo momento non sento più le forze, perché non ha importanza, non ha importanza. Vorrei raccontare, oggi ho avuto una lezione, quella che ho il martedì mattina, con Sofit, mi auguro una volta, no, purtroppo in ebraico, no, potete... ve l'avrei portata a sentire perché veramente è un livello molto interessante. Comunque anche lei è molto molto legata a Rav Notik e ha passato periodi molti anni fa in cui andava a sue lezioni di Tevaduyot e scriveva tutto, ogni parola di quello che diceva. E Rav Notik spesso ha raccontato storie e una in particolare che ho risentito oggi ve la voglio raccontare e fa capire anche un po' il nostro Lech Lecha. Rav Notik dava una lezione settimanale fissa, credo, nel quartiere di Kiryat Yuvel, qui a Gerusalemme. E un giorno, alla fine di una lezione, arriva uno dei Mekuravim, di quelli che seguono la lezione, dicendo: Rav Notik, aiutami, io voglio sposare una donna Haredi. Rav Notik lo guarda e dice: questo qui,
De Kosh, una piccola kippah, dire, era uno di kibbutz, kibbutz dati, ma proprio alla, leggero leggero, uno che con, non aveva molto a che fare con nulla di tutto ciò. E questo qui però sembrava estremamente determinato. Voglio sposare, e non soltanto, ma voglio in fretta, entro 3 mesi io voglio essere sposato. Qualsiasi altra normale persona che va secondo i, i modelli di pensiero dominanti e accolti, gli dice, beh, insomma, guarda, così come sei messo la cosa non è possibile, pensaci bene, comunque se veramente vuoi, chiaramente devi fare qui un giro di vite, devi cambiare completamente tutto, qui comincia a far questo, quando ti sarai, certo 3 mesi scordateli, magari fra qualche anno quando ti sarai rafforzato, eccetera, ne riparliamo. Ravnotti cosa gli ha detto? Ha detto, ok, benissimo. Allora, adesso ogni, non mi ricordo se l'ha detto ogni venerdì, una giornata, una settimana o quanto, apri, vai qui o lì, apri il tuo dukhan, il tuo stand per mettere i tefilin alle persone e vai a mettere tefilin, offri di alle persone di mettere tefilin. Questo lo guarda allucinato e dice che... Ma Kesher, cosa c'entro? Io mi hai visto? A mettere i tefilin agli altri non esiste. E Ravnotti dice, vuoi sposarti con una Haridi? Entro 3 mesi vuoi? Questo è. E dice, vai, ma io non sono in grado, non sono io in grado. Cioè, ma chi ti ha chiesto se sei in grado o no? Qualcuno gli interessa se sei in grado o no? Tu fallo! Questo è Kabbalatol. Fallo e basta! Questo qui a un certo punto ha accolto la sfida e ha iniziato. Passato del tempo, un giorno questo arriva da Ravnotic e dice Ravnotic, non ci puoi credere, ho conosciuto una Haridi, siamo già impegnati, entro i 3 mesi questi si sono sposati. Cioè la mia amica che dà la lezione adesso, oggi, ha detto che conosce una del kibbutz, dove lì hanno fatto il matrimonio, che ha detto che era una cosa di una gioia, qualcosa che era al di là della norma. Questo cosa vuol dire? Se tu non vai secondo i modelli di pensiero, ma semplicemente apri una porta a poter tirare fuori le forze nascoste, infinite, che sono dentro di te, queste non vogliono soltanto uscire, vogliono soltanto operare nel mondo. Questo è perché siamo stati creati qui nel mondo. Però per far questo, noi dobbiamo mollare le nostre abitudini. Quando questo qui è andato al di là della logica, non ha accettato di fare un passo al di là di se stesso, al di là di quello che è logico, al di là di quello che tutto dentro gli gridava e gli diceva, e Kabbalatol ha fatto una cosa che sembrava impossibile per lui, Dio ha aperto dei canali che erano puente pronti per lui, si vede che veramente era un'anima elevata questa e meritava assolutamente una Haridi, per questo gli è arrivato dentro questo desiderio, ma per arrivare a questo doveva rompere semplicemente con il suo modello, il suo modo di vedere se stesso, di vedere il mondo, senza tanti ragionamenti. I ragionamenti, il nostro intelletto, spesso e volentieri invece di diventare degli strumenti per il nostro lavoro divino, come dovrebbero essere, diventano il nostro esilio, il nostro impedimento più grande e più pericoloso, perché sanno travestirsi benissimo in come si dice, in spiegazioni molto, molto convincenti, molto elevate. Per cui abbiamo però degli strumenti per cominciare a riconoscere da dove viene quello che ci sale alla mente, o quello che ci sale soprattutto nelle emozioni, di avere la possibilità di riconoscere se viene dalla mia anima divina, e quella devo rafforzare, tirare fuori, se viene dalla mia anima animale. E questo è il nostro lavoro quotidiano che ci attende, è una sfida, è un processo che è cominciato con Avraham Avinu. Però nel momento in cui è iniziato, Avraham Avinu ha ricevuto anche le forze per stare davanti a questa, c'è scritto nell'ultimo Alon, che non so se vi è arrivato, vi arriverà, comunque l'ho mandato su WhatsApp, che la vera prova che Avraham Avinu
gli è stata considerata come una vera prova da Kadosh Baruch Hu, nonostante che prima abbia passato delle prove pazzesche, compresa quella che abbiamo raccontato di Ur Kasdim, quando è stato buttato nella fornace ardente. Come fai a non chiamarla una prova? Quella. La vera prova è stata quella della Kedat Yitzchak, del legamento di suo figlio Yitzchak. Perché? Semplicemente perché lì ha dovuto uscire da qualsiasi modello di pensiero e di sensazione, non soltanto dal suo amore di padre, ma anche da qualsiasi ragionamento. Cioè, ogni ragionamento logico gli avrebbe soltanto detto: ma un momento, guarda, Hashem, fino ad ora, testimone, ho fatto tutto quello che mi hai detto, vero? Vero. Ma adesso aspetta un momento, tu mi hai promesso un figlio quando io pensavo che era scritto nel cielo che non potevo avere figli. Dopodiché mi hai cambiato il nome, mi hai cambiato il destino e ho potuto avere un figlio. Finalmente ho un figlio e da questo figlio tu mi hai detto che sarà tutta la discendenza, verrà da questo figlio e adesso tu mi dici di andarlo a sacrificare. Ma cosa ne verrà fuori? Qual è la logica? Per un attimo Avraham Avinu ha pensato di andare a discutere con la Kadosh Baruch Hu o di cercare una scappatoia, che qualsiasi persona normale avrebbe ragionato così. Avraham Avinu non si è chiesto niente. A Kadosh Baruch Hu dice Kabbalat Ol, io faccio, ma non io faccio triste e disperato, io faccio felice e contento, sicuro che questa è la strada giusta. Hashem me lo dice, è sicuramente la cosa migliore. Io lo capisco, lo vedo adesso, non lo vedo adesso, io lo faccio. Quando il nostro atteggiamento interiore diventa questo, anche quando tutto è pesante, come per me in questo momento, vi assicuro, sono i primi momenti che mi faccio piangere, quelli che passo con gli occhi asciutti. Ogni volta che mi appare, però ripeto, Baruch Hashem è venuto a trovarmi in sogno, stava molto bene nel sogno, Rav Notik. Tutto il mio lavoro in questo momento è di cercare di collegarmi semplicemente a tutto quello che mi ha sempre insegnato e al patrimonio, come Avraham Avinu ci ha lasciato, anche Rav Notik, a me ha lasciato personalmente un patrimonio, un'eredità di verità da sperimentare nella vita, da applicare, non soltanto da capire. Un'ultima comunque cosa che è fondamentale in questa parasha, anche se poi nella prossima se ne riparlerà ancora, è la circoncisione di Avraham Avinu, che ci porta a capire come la strada intrapresa da lui, che a Kadosh Baruch Hu gli ha ordinato, la direzione in cui l'ha messo, è stata quella che ha permesso poi di portare qui, prima del Matan Torah, l'unica, una mitzvah che era allo stesso livello di quelle della Torah, perché era una mitzvah che aveva già il potere di unire lo spirito e la materia. Quello che sempre abbiamo detto in tutti gli anni in cui abbiamo parlato di questo, come la circoncisione ha il potere di far diventare, di iscrivere, di imprimere nel corpo dell'ebreo la kedushah, la santità, tanto che il corpo dell'ebreo è santo. Abbiamo detto mi sembra una volta abbiamo fatto il paragone, se, non me lo ricordo bene com'era il paragone, se dovesse cadere Chas v'Shalom e non sia un Sefer Torah o se bruciasse qualcosa del genere e dovesse bruciare e dovessimo salvare un ebreo che è morto, dal bruciare cosa vado a salvare, cioè cosa è più kadosh. E devo realizzare che il corpo dell'ebreo è Kadosh, si è impresso in noi la Kedushah col Brit Milah, che è il patto che ci ha unito da Kadosh Baruch Hu. Quindi già da prima del Matan Torah noi abbiamo avuto la possibilità, e questo è quello che ancora Avraham Avinu ci fa ereditare, ci trasmette la possibilità di unire dentro di noi il divino e il materiale, dentro di noi, di portarlo dentro di noi. Noi donne poi non abbiamo neanche bisogno di questo perché già siamo nate con questa possibilità, evidentemente. Grazie alle donne, siamo state liberate dall'Egitto, grazie alle donne,
usciremo da questo esilio. Stiamo già uscendo, Bezrat Hashem. E non so, so che ci sarebbero molte altre cose da dire e non so oggi se sono riuscita a esprimere abbastanza quello che volevo trasmettere. Non mi sento nella fase mia migliore, per cui mi scuso e spero sufficiente di essere riuscita. Però auguro a tutte noi di prendere il coraggio, di fare questo passo di Lech Lecha, di uscire da noi stessi, di non credere a noi stessi che noi conosciamo, e di essere abbastanza curiosi di scoprire il vero noi stessi. E per questo ci vuole decisione, fermezza e coraggio. Però Avraham Avinu è nostro padre, ce l'ha messo nel DNA, ce l'abbiamo dentro questa potenzialità. Dobbiamo fidarci, crederci e tirarla fuori. Bezrat Hashem. Avrei piacere a sentirvi ora. Amen. Grazie Ruth, era bellissima lezione. Grazie, hai detto proprio un concetto molto importante e profondo dell'ebraismo. Grazie. Ah, sì. Grazie. Grazie proprio. Bravo Hashem. Ruth, ti posso dire che nella... cioè avendo detto che non ti senti in forma, a me sembra il contrario, che nel dolore hai dato il meglio di te. Questo è quello che mi è arrivato, nel senso proprio ragione. Sì. È vero ragazze, tutte sì, vero? Sì, sì, davvero, è vero. Sì, sì, proprio quello che sì, vero, vero. C'è stata Sofita oggi quando ha fatto la sua lezione, ha chiesto veramente, ha pregato Hashem che quello che uscisse siano le parole, le cose giuste per rafforzare, per far vivere Rav Noti, che tutto quello che ci ha dato, che ci vuole dare e trasmettere. E a un certo punto ha aperto i Grat Kodesh e vi leggo forse due righe di quello che ha ricevuto, perché direi che è parecchio interessante. Perché dice, il Rebbe qui dice che sia volontà di Dio che inizino ad arrivare le notizie dalla terra di Israele, sia sulle cose in generale, sia sulle cose, le persone in particolare, che iniziano a essere buone notizie, cioè che siano buone notizie, gli otto tovot, in modo rivelato, manifesto e rivelato. E continua nella stessa frase, mette virgola, ve ad matai. Cioè, è questo che questo già ha dell'incredibile. Vuol dire, in una stessa frase, il Rebbe ti dice che devi riuscire a pensare che adesso le cose iniziano a rivelarsi nel bene, quindi ti dirige a pensare, a vedere bene, perché pensare e vedere bene è quello che crea una realtà positiva. E dall'altra parte, insieme, nello stesso fiato, nella stessa frase, dice Ve'ad Matai, come dire che quello che io sto vivendo in questo momento, che da un lato sono distrutta dentro e piango dalla mattina alla sera e grido ad Hashem Ad Matai, può stare nel mio cuore insieme alla gioia di ballare mezz'ora e riempire secchiate di gioia che spazzino via questa galut. Cioè la possibilità di comprendere dentro di noi gli opposti. Ho diritto e posso anche piangere, e questo non vuol dire che io non posso rafforzare la mia capacità di vedere tutto in positivo. È ancora qualcosa che dice, che ci appioppa proprio la responsabilità ad ognuno di noi, quando si parla del fatto di Ufarat, di diffondere la Chassidut, di diffondere tutte queste idee, e dice che la mia intenzione in questo è che ognuno deve fare quello che dipende da lui per fare in modo che le cose diventano manifeste, che tutto il bene diventi manifesto. Contando che in quello che ha detto, che Chazakah l'italuma sheina hozeret reikam, vuol dire che ogni sforzo che fai ti è garantito che non è per niente. Se tu veramente, quando si dice yagati umazzati tamin, se ti sforzi veramente, se il tuo lavoro è onesto, sincero e combatte dentro di te, che quando tutto si alza dentro di te a dire ma
lascia perdere, ma sai alla fine come va a finire, ma è inutile. E tu resti attaccato alla verità e vuoi la verità, a quel punto è, sia lo fai per te, sia lo fai per gli altri. E oltretutto quando tu sei in crisi, in genere le forze che crescono di più è quando agisci per il bene degli altri. Occupati degli altri e vedrai che starai molto meglio tu. Comunque mi dice che... termina dicendo che non c'è niente che può opporsi alla volontà. Se veramente vuoi qualcosa, riesci. Per cui tutto sta a decidere dentro di noi, essere seri in questa decisione dentro di noi, se vogliamo, quale strada noi vogliamo prendere. Vogliamo fare Lech Lecha o vogliamo restare nel piatto di una vita che può essere anche una vita onorata, seder, ma che non ha a che fare con quello per cui siamo stati messi qui in questo mondo. Vi ricordo le possibilità di prendere buone decisioni anche piccole. Io sempre spero che qualcuno mi faccia una sorpresa, un bel regalo, un regalo da Carrefour e dire sì, ci ho pensato, ho deciso di prendere questa buona decisione anche piccolina. C'è qualcuno che oggi fa una sorpresa? Che si dimostra coraggiosa? Dai! Coraggiosa, io sto cercando ultimamente, ciao Margali, che sempre cercavo e mi dimentico qualche volta, avevo questo problema anche tanto di ricordarmi di dire Bracha Rona o dire Birkat Amazon qualche volta quando esci. Sto veramente cercando di questo e di dire la Bracha quando esci dal bagno, che è molto difficile ricordarsi perché ad un tratto uno ti chiama, tu vieni, vai e non hai l'opportunità, che non è la cosa molto facile perché non puoi dirla nel bagno. Devi uscire, devi stare fuori. Allora per dirla, qualche volta mi scordo, non è che non voglio, e sto cercando adesso levare sulla mia memoria per ricordarmi almeno di queste cose che sono essenziali, che sono facili da fare, ma che ti dimentichi qualche volta sfortunatamente di dire. Ma è un ottimo esercizio, perché vuol dire che quello che metti un sassolino davanti alla ruota dell'automaticità è una cosa che e tu metti un sassolino e disturbi questa automaticità e ti risvegli proprio, è un'ottima cosa. Cioè, che si esempia tutte, di rafforzamento a tutte, non si sta parlando di smuovere montagne, si sta parlando di piccole cose ma che richiedono uno sforzo interiore. Ma che portano alla Geulah tutti noi poi. Chissà che proprio una di queste cose sia quella che fa appendere la bilancia definitivamente, Yalla. Chi lo sa? Aspettiamo in futuro le altre coraggiose, eh? Non rinunciamo. Io cercherò di lavorare sulla parte che già conosco di me per poter dare spazio a quella che non conosco. Vuol dire che dovrai rinunciare a tante parti e mollarle. Infatti, lavorare su questo. Secondo me questo è stato, per quello che mi è arrivato di tutta la lezione, è la parte che ho focalizzato più di tutti, che è molto importante secondo me, che è proprio quella frase che ha detto il tuo Rav prima della dipartita, è molto importante. Andiamo avanti, perché è proprio questo quello, il messaggio profondo che ha mandato il tuo Rav, e secondo me io ne faccio tesoro e cercherò di dimenticare le parti che conosco, come ho già detto, e entrare in una me stessa nuova sperimentando la vita che sto percorrendo. Sempre collegata alla Torah e la Chassidut è quella che ti danno le noi abbiamo sempre bisogno di una cartina tornasole, tu vuoi una cosa pratica di Halakha? Benissimo, ma abbiamo bisogno di qualcosa che ci prova che quello che stiamo lasciando è la cosa, perché uno può dire magari adesso io cerco di lasciare dietro di me delle cose di me che basta, sono io, non sono e magari sono quelle giuste, come faccio a sapere qual è quella giusta e qual è quella sbagliata? Per cui non può essere un lavoro di fantasia mia a spanne quello che penso io, deve essere qualcosa che è un frutto del mio studio costante. E il Rebbe alla fine di questo discorso anche dice che
quando vuoi arrivare poi alla fase finale del tuo lavoro, avrai bisogno anche di cominciare a studiare le parti più profonde della Torah, cioè studiare tutto quello che riguarda Geulah e Moshiach, non solo perché ti servono per riconoscere il tuo lavoro sugli attributi emotivi, il tuo lavoro di aggiustare dentro le tue midot, ma semplicemente per attaccarti ad HaKadosh Baruch Hu. Come la Chochmah di HaKadosh Baruch Hu è HaKadosh Baruch Hu, studiando la sua Chochmah ti attacchi a lui senza fini, senza... E qui è già quello che noi facciamo insieme, è già un passo verso quella direzione. Però le direzioni sono due, sono anche comunque quella di valutare il nostro mondo emozionale per aggiustarlo e sapere di cosa disfarci, che cosa non è la cosa giusta, ma per capire che cosa siamo il vero io, l'infinito, e cosa no, devo comunque avere su cosa confrontarmi, come valutare. E quello può essere determinato soltanto comunque dal mio attaccamento alla Torah, alla Chassidut, ai segreti della Torah, che mi danno la visione di che cos'è la realtà, di cos'è la verità. Altrimenti la mia... Cioè, tenete soltanto presente che il nostro intelletto ha una forza di estrapolare, di spiegare, di dare giustificazione, di costruire castelli interi che sembrano perfetti e ci portano a fare il contrario della verità, il contrario della Torah. Per cui, ovviamente, occhio. Comunque, vuoi dire una cosa pratica? Lorella? No, sto riflettendo su quello che tu dici, che condivido. Sì, è importante. Perché no, la cosa pratica, te lo faccio come domanda e poi non so, quando per esempio, prima di fare Ashei Yatzar, che io esco dal bagno, che faccio Netilat Yadayim, si fa destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, ok? Ma bisogna fare soltanto questo o basta farlo due volte, una volta a destra e una volta a sinistra, perché la quantità d'acqua è tanta? Ed è un grado. Quello che io ho sempre studiato è tre volte Besserughin, tre volte alternativamente. Questo è sempre quello che ho studiato. Ok, perfetto. Allora, dal momento che adesso l'ho approfondito, quando uscirò dal bagno, prima di fare Ashei Yatzar, farò questo e non farò più quello che facevo prima perché era più veloce. Farò 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Questo è il mio compito. Perfetto. Bene, cominciamo a oliare il meccanismo, vedo che le cose si mettono okay. Va bene così, Ruth? Benissimo. Brava. Ho ricevuto un po' di regali oggi, grazie. Ti ho portato anche il deodorante da Roma, eh? Yeah! Un regalo in più. Hai trovato i quelli che... Sì, ne ho trovati tre, ce ne aveva tre, li ho presi tutti e tre. Vedi che sono pratica? No, ma quelli che ti ho spedito io, gli Aloni, il tempo di Viola, che ti ho spedito, li hai trovati? Li ho spediti tutti i mesi, anche quando... Sì, ho trovato tutto il pacco qui a casa, che lo prendeva mio figlio dalla posta e mi ha messa qui. Ho trovato tutto. Ok, perfetto. Bentornata, Lorella, bentornata. Grazie, Esther, grazie. Grazie mille. Grazie a tutti, veramente. Signore, io vi saluto che mi sta iniziando un'altra lezione su Zoom. Okay, ciao. Ciao, Laura. Ciao, Lorella. Ciao a tutti. Bella.